Una sit-in di donne al porto della frazione Schiavone a Corigliano Rossano. L'iniziativa prende spunto dalla vicenda della cosiddetta nave quarantena, che sembra essere stata dirottata verso altri lidi, per focalizzare però l'attenzione su una grande struttura tenuta poco in considerazione dalle istituzioni. Un grande porto, quello di Corigliano Rossano, che potrebbe essere sfruttato in tanti modi, e non a caso le donne, anche in rappresentanza delle marinerie locali, hanno scelto come luogo di riunione per un sit-in tranquillo l'ingresso della struttura del mercato del pesce, un fabbricato attrezzato per le aste in un'area ben strutturata. Fra le donne c'era una donna rappresentante di governo, la senatrice Rosa Silvana Abate, presenti anche Pasqualina Straface del Movimento del Territorio e Marica Reale, rappresentante della Lega Salvini Premier. Noi riteniamo che in questo porto non ci siano le condizioni per poter effettuare queste attività. Ecco perché inizialmente abbiamo manifestato queste perplessità alle autorità competenti, noi quattro parlamentari, e oggi sono qui per raccogliere quelle che sono anche, diciamo, le preoccupazioni dei pescatori, rappresentate qui anche dalle donne. Il porto di Corigliano è un porto che è stato da me attenzionato già da vari anni, perché è una struttura meravigliosa, però, come tutti oramai sanno, senza acqua, senza energia elettrica, quindi siamo proprio all'ABC dei servizi in un'infrastruttura. Sto lottando per avere questo, dovrebbero partire i lavori perché l'autorità portuale di Gioia Tauro dovrebbe far partire da qui a breve i lavori, e quindi un porto che non ha questi servizi non può assolutamente far fronte a questo tipo di attività. Però noi sostanzialmente il messaggio che vogliamo lanciare da qui, io insieme ai pescatori, alle donne, diciamo, presenti qui oggi, che il nostro porto venga proprio stralciato da queste attività, perché è un porto che deve essere sistemato in primis per i pescatori che operano. Poi per esempio non riusciamo a portare in porto una pilotina per l'istituto nautico, quindi come si può pensare di effettuare questo tipo di accoglienza, di sostegno, in questo caso di quarantena, rispetto a una situazione così delicata come la situazione del Covid. Quindi noi chiediamo proprio che venga al momento stralciato da queste attività il porto di Corigliano Rossano, nella speranza che questo porto poi possa avere dei servizi e possa essere utili sia ai pescatori che poi eventualmente anche ad altro tipo di attività. Ecco, perché le donne proprio oggi l'hanno chiamata, l'hanno interpellata? Allora, le donne nella storia del Borgo Marinaro hanno sempre avuto, diciamo, un ruolo importante, perché noi siamo le sentinelle di quella che è la famiglia in questo caso, ma di quello che è il territorio. Io sono una donna, sono la prima senatrice, diciamo, del territorio, e quindi questa solidarietà mia nei loro confronti e questa fiducia loro nei miei confronti ha fatto sì di incontrarci e di presidiare, perché noi ed io con loro presidieremo il porto. Pasqualina Straface, Movimento del Territorio, una protesta oggi soprattutto delle donne di Corigliano, di Schiavonea, per meglio dire, per questa nave che dovrebbe stare in rada, ma si dice che forse non arriverà, insomma. Quali notizie ha lei? Ma sinceramente non abbiamo notizie certe, e questa è la cosa che ci preoccupa ancora di più, perché si sta cercando di contattare il sindaco della città affinché la popolazione abbia delle giuste informazioni e soprattutto non entri nel panico. Considerato quello che stiamo vivendo legato appunto al Covid, oggi nella popolazione c'è una forte preoccupazione. Questa è una delle motivazioni. L'altra è legata proprio al nostro porto di Corigliano. Ritengo che il porto non sia una struttura idonea per poter accogliere questa nave e quindi gli immigrati. Non abbiamo nulla contro queste persone, perché sono degli esseri umani e meritano la giusta considerazione e la giusta dignità che devono avere.
però ritengo che il territorio per accogliere una nave del genere debba avere una certa organizzazione strutturale, ma anche una organizzazione da un punto di vista sanitario. Noi abbiamo delle strutture sanitarie che sono in una condizione pessima e ritengo che oggi il territorio non sia nelle condizioni di poter accogliere un discorso del genere. Quindi qual è l'idea del movimento del territorio? Noi siamo qui intanto per cercare di capire, stiamo cercando di prendere i contatti con il presidente della giunta regionale, presidente Iole Santelli, insieme ad altri rappresentanti istituzionali per far sì che questa nave non arrivi nel nostro porto. Ecco, qualcuno però ha detto la permanenza della nave l'ha voluta Iole Santelli. Ma ritengo che non sia una notizia assolutamente vera. Questa parte innanzitutto dal governo centrale. Noi, ecco, c'è il governo Conte che pone tutta una serie di limitazioni a cui i cittadini italiani devono necessariamente adeguarsi, ma allo stesso tempo arrivano qui nel nostro territorio una serie di immigrati che purtroppo non sappiamo in che condizioni arrivano e se possono trasferire soprattutto il discorso del Covid, che è la cosa che in questo momento ci preoccupa di più. L'altro aspetto importante è che l'arrivo di questa nave andrebbe a bloccare l'economia di questa parte di territorio. Sappiamo che qui noi abbiamo la flotta peschereccia più importante del meridione e se arriva la nave significa che i pescherecci non possono uscire e quindi vedranno la loro attività e un'economia legata al pescato ferma. Questa creerà una serie di disagi economici legati a tutti i disagi che purtroppo in questi mesi il nostro territorio ha dovuto affrontare, come l'Italia intera. Beh, le notizie sono abbastanza, diciamo, generiche e confusionarie, anche perché il nostro porto non ha i servizi per poter prendersi, diciamo, l'impegno e l'onere di poter ospitare questi migrati con il Covid. È un porto che da tanti anni purtroppo è sprovvisto di ogni minimo servizio, che reca anche tanti problemi ai pescatori che qui svolgono una grande attività economica e che già vivono delle loro problematiche. Quindi unire a questi problemi che la comunità dei nostri pescatori vive, anche un problema di gestione del Covid di questi immigrati, diventerebbe molto, molto pesante. Per cui io penso che la regione si prenderà, diciamo, la responsabilità di capire come organizzare un po' questa situazione. Quindi magari voi avete idea di contattare anche gli organismi superiori? Assolutamente sì, anche perché la Regione Calabria per la prima volta ha una rappresentanza molto importante del partito della Lega di Salvini Premier. Abbiamo il vicepresidente della Regione e a lui riporteremo, anche al nostro segretario Cristian Vernizzi, a lui riporteremo questa problematica che la nostra città, la terza città della Calabria sta vivendo.